Arrivano le tende davanti pronto soccorso degli ospedali Blei e arrivano anche nel ragusano i probabili casi di contagio da coronavirus. In totale solo uno e non ancora pienamente confermato. Volontariamente omesso il nome del comune ma dalla direzione sanitaria dove la notizia viene trattata con la massima cautela informano di un presunto caso visto che non è ancora arrivata la doppia conferma da parte dell'Istituto Superiore della Sanità dove in queste ore è stato inviato il secondo tampone da analizzare il primo era infatti risultato positivo ad una persona proveniente dalla zona rossa e precisamente da Corogno il paziente si trova in questo momento in quarantena a domiciliare insieme a tutta la sua famiglia a confermare il caso Ragusano anche l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza e lo fa mentre rettifica quanto precedentemente divulgato dalla protezione civile 6 e non 9 i casi totali in Sicilia e questa la lite sui numeri registrata in queste ore per razza sono tre a Palermo, uno quello della signora cinquantenne a Catania che è risultata positiva a due tamponi dopo essere andata a trovare la figlia in Lombardia. A questi, quattro accertati si sommano i casi di sospetto contagio, uno sempre a Catania e l'altro appunto a Ragusa. Ci sarebbe anche un settimo caso per cui si attendono sempre conferme. Gli altri due aggiunti dalla Protezione Civile Nazionale che porterebbero il numero a 9, sarebbero, secondo Razza, quelli guariti che sono stati erroneamente sommati ai casi tuttora reali. Intanto, ecco che da ieri sono state installate nei tre principali valle ospedali Blady, Ragusa, Modica e Vittoria le tende come disposto proprio dall'Assessorato regionale alla Salute per eventuali casi di coronavirus, un'ulteriore misura di precauzione, visto che è vietato a eventuali persone che accusano sintomi influenzali di recarsi direttamente in pronto soccorso. In Sicilia sono stati effettuati 291 esami su altrettante persone. Il dato riportato fa riferimento ai soli Casi di sospetta positività per i quali è prevista la validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità lo precisa in una nota, sempre l'assessore regionale alla salute. I casi di positività registrati finora nell'isola sono 6, tutti riconducibili a contagi avvenuti tramite il focolaio della Lombardia. Nessun focolaio, quindi, al momento è registrato in Sicilia. Alle persone risultate positive sono stati fatti doppi controlli e successivi. Successivamente i tamponi sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità. I due centri accreditati per i test in Sicilia sono il Policlinico di Palermo e quello di Catania. I tamponi positivi validati dall'Istituto Superiore di Sanità restano quattro, altri due sono in attesa di validazione. L'assessorato alla salute tiene a precisare anche che due dei pazienti registrati in Sicilia sono già guariti.